Benedetta sia la talpa se gli effetti sono questi. Un normale confronto nello spogliatoio, magari un po' acceso tra compagni di squadra, diventa un caso nazionale fino al derby, quando sono gli stessi Brozovic e Lukaku a firmare i due gol che valgono l'ennesimo trionfo nella stracittadina milanese, quasi un segno del destino per l'Inter che fa 4 su 4 in campionato, allunga la striscia di risultati positivi nel derby e accende sempre di più la sfida con la Juventus in vista del faccia a faccia del 6 ottobre. Ma guai ad abbassare la guardia perché c'è ancora parecchia strada da fare e mercoledì sera a San Siro arriva la Lazio in un'altra sfida sentitissima ed importantissima. Di questo e non solo parliamo nel 22esimo episodio di Passione Intertalk. Ben ritrovati amici interisti ed amici di Passione Intertalk, 22esimo episodio con il nostro podcast che anche questa volta è in versione ridotta perché replicheremo dopo il turno infrasettimanale di mercoledì sera con il campionato. Oggi ci ritroviamo a commentare di nuovo un grande risultato molto importante, questa vittoria in un grande derby giocato benissimo dalla nostra Inter. Prima di partire con l'analisi vi presento i miei compagni di viaggio. Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com. In questo 22esimo episodio di Passione Inter Talk ho il piacere di commentare le vicende di casa Inter con due redattori di PassioneInter.com, ovvero Antonio Siragusano. Ciao Antonio. Ciao a tutti, ciao Lorenzo. E Raffaele Caruso, ben ritrovato Raffaele. Ciao Lorenzo, ciao Antonio, un saluto a tutti i tifosi nerazzurri. Prima di iniziare ragazzi voglio segnalare a tutti i nostri ascoltatori appassionati di Premier il nostro sito partner passionepremier.com, sono i nostri amici che stanno portando avanti ormai da diverse settimane un progetto molto interessante con un podcast dedicato alla Premier e alla cultura ed il calcio inglese. Vi invito quindi ad andare a seguire passionepremier.com anche sui social e sui canali di podcasting. Permettetemi inoltre di ringraziare migliorepdv.com, il sito che si occupa di tecnologia, TV online e decoder, sostiene Passione Intertalk e ci permette di portare avanti questo progetto. Ricordo quindi ai nostri ascoltatori di andare a visitare il sito migliorepdv.com e se anche voi volete sponsorizzare Passione Intertalk in questo spazio, mandate una mail a info@passioneinter.com. Bene ragazzi, allora come detto ci ritroviamo dopo l'ultimo episodio in cui tra l'altro approfitto per ringraziare tutti i nostri ascoltatori che settimana dopo settimana sono sempre di più. L'ultimo episodio è stato tra i più ascoltati di questa stagione di Passione Intertalk, quindi grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano di settimana in settimana. Come vi dicevo anche oggi è un episodio ridotto, poi riparleremo dopo giovedì quando avremo affrontato la Lazio in campionato. Oggi però parliamo del derby, questa vittoria per 2-0. Prima di analizzare le prestazioni dei singoli, di toccare anche diversi temi che hanno fatto molto discutere in questa partita, partirei, se siete d'accordo, da un commento generale sulla gara. Una partita che è iniziata con un po', diciamo, di timidezza, anche se le prime e le più chiare occasioni da gol sono state tutte sui piedi dei calciatori dell'Inter che hanno alzato il pressing fin da subito, almeno io ho notato un pressing molto più alto, molta più voglia e più grinta da parte dei calciatori rispetto a quanto si era visto contro lo Slavia Praga, anche nel pressare il portiere e la difesa del Milan che hanno combinato qualche pasticcio con il pallone tra i piedi cercando di impostare dal basso. Quindi c'è stata diverse occasioni di Lautaro che magari poteva essere un po' più preciso in alcune occasioni, anche un gol annullato per il fuorigioco di D'Ambrosio che aveva impegnato Donnarumma con la rovesciata, lo stesso D'Ambrosio che poi aveva colpito un clamoroso palo. In generale, Raffaele, partirei da te, un Inter che ha dato la sensazione di controllare tranquillamente questo derby, quasi un dominio, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Il primo tempo poteva concludersi con il risultato di 0-1, anche 0-2, il doppio vantaggio. Milan è uscito soltanto nel finale del primo tempo, ha avuto quell'occasione importantissima con Suso, però per il resto l'Inter ha approcciato in maniera perfetta, a mio parere, il derby, quindi ha legittimato il suo successo, ma lo dicono anche i numeri. L'Inter ha tirato verso la porta del Milan ben 16 volte e ciò che sorprende molto sono i tiri che sono stati effettuati da dentro l'area di rigore, ben 10 di questi 16, testimoniando proprio come l'Inter arrivasse con facilità nell'area di rigore rossonera. Non va dimenticato che oltre ai due gol siglati da
Brozovic, Lukaku all'Inter ha colpito altri tre pali, uno con D'Ambrosio, uno con Politano nella ripresa e un altro con Candreva proprio nell'ultimo minuto. L'Inter comunque poteva dilagare anche nel finale, ha avuto un sacco di occasioni importanti. Un altro dato che mi ha sorpreso molto è quello relativo ai duelli aerei vinti, ben il 65% per l'Inter in confronto al 36% dei rossoneri. Questo testimonia proprio come l'Inter abbia lottato su ogni pallone e soprattutto ha fatto della fisicità un'arma importante per portarsi a casa questo successo importante. I numeri testimoniano il dominio comunque dell'Inter, lo testimonia anche il risultato, lo testimonia anche la classifica. È stato sicuramente un derby molto importante, una risposta molto positiva comunque dopo la prova deludente contro lo Slavia Praga in Europa. Come ha detto Conte, l'Inter ha messo in campo tutto quel veleno dopo l'esordio comunque deludente e non all'altezza in Champions League. Ecco, io Antonio ti vorrei coinvolgere un attimo, perché stavo leggendo proprio poco prima di partire con la registrazione di questo episodio del podcast. Se non sbaglio, il Milan è la squadra che in queste prime quattro giornate di campionato ha tirato meno di tutti in Serie A, o quella che ha tirato di meno, comunque tra le squadre che hanno tirato sicuramente di meno in porta in Serie A. Vorrei chiederti quindi, prima o poi di passare ad un'analisi più approfondita sui temi di casa Inter, in questo derby vinto in maniera così netta da parte dell'Inter, visto che anche il passivo poteva essere più ampio, quanto c'è di merito dell'Inter e quanto anche di demerito da parte di questo Milan, secondo te? Quindi sì, è un punto interessante questo qui, perché io ho visto tantissimo demerito da parte del Milan. C'è da dire però che l'Inter ha giocato una buonissima partita, perché il derby è sempre una partita a sé. In una stagione puoi arrivare anche al top della forma o in pessime condizioni, è una partita che va davvero fuori da certi schemi, quindi non era facile. Giampaolo a fine partita ha letto molto bene anche questa dinamica, perché l'Inter è arrivata con giocatori più esperti, ma devo dire anche molto più motivati. Io in quelle motivazioni, in quella grinta che ho visto in ogni singolo giocatore, ho visto la mano di Conte. Per cui dico, sì, ci sono i demeriti del Milan, perché il Milan ha sofferto tantissimo in fase di impostazione, ha creato solamente un'azione interessante, quella che poi si è sviluppata sulla destra con il tocco di mano di Kessié e Çalhanoğlu che si stava liberando per il tiro. Per il resto ha fatto molto poco, però dobbiamo dire che ha fatto molto poco anche perché l'Inter aggrediva molto alto, perché ho visto una manovra molto più fluida. Ancora probabilmente i centrocampisti fanno un passaggio di troppo, soprattutto quando si va a cambiare fascia, quando si va dalla destra sulla sinistra. Però devo dire, ho visto una manovra molto più fluida, perché gli esterni arrivavano con estrema facilità in avanti. Quindi in tutto questo, nella motivazione, nell'esperienza, nel gioco che migliora sensibilmente, ho visto la mano di Conte, ho visto un'Inter migliorata. Qualche dubbio ancora per quanto riguarda la fase difensiva, sulle ripartenze, perché il Milan ha avuto tre occasioni importanti, e quella di Çalhanoğlu che ho già menzionato, quella di Suso su un errore individuale di Sensi, e alla fine quella di Hernandez sulla sinistra, anche se lì l'Inter comunque era in vantaggio di due reti, si è concessa quella distrazione. Per cui un Inter che, se sbaglia a livello individuale, come è successo con Sensi in quella situazione in cui l'Inter è in avanti, non ha ancora quelle coperture necessarie per potersi difendere, perché poi questi sono errori che si pagano. Però per il resto tanti meriti Tanti meriti dell'Inter, immagino stessi dicendo. Si è interrotto per un attimo il tuo collegamento. Come detto, della difesa abbiamo già parlato tantissimo in questi precedenti episodi del podcast, con qualche movimento da registrare, e allo stesso tempo, e veniamo un po' anche a parlare delle prestazioni dei singoli, è nella difesa che abbiamo riscontrato qualche caso che ha fatto anche un po' discutere, perché Antonio tu hai seguito per noi le pagelle della partita, e da quello che risulta dalle tue pagelle, che poi è anche un po' quello che risulta dalla votazione dei nostri utenti sui vari canali, il migliore in campo per passioneinter.com è stato appunto Diego Godin. Al debutto nel derby non c'era dubbio
che a livello di presenza e di leadership e di carisma un calciatore con la sua carriera e con il suo carattere si sarebbe fatto sentire. Allo stesso modo gli altri calciatori un po' hanno reagito, sicuramente c'è stato molto anche della strigliata di Conte post Slavia Praga, e che ha alzato il livello di attenzione di tutta la squadra, che per noi è stata tutta sopra la sufficienza in questa partita. Approfitto per leggere anche l'esito del sondaggio sul canale Telegram di passioneinter.com e anche sul nostro sito dopo Milan-Inter, con Godin che risulta appunto il migliore in campo secondo la stragrande maggioranza dei nostri utenti, secondo posto per Barella, terzo posto per Brozovic. Quindi andiamo ad aggiornare anche la classifica stagionale dell'MVP di passioneinter.com, che a fine stagione ci farà eleggere il miglior della stagione, che vede Sensi primo a 18 punti, Barella a quota 8, Godin subito a quota 8, Brozovic 4, Candreva 4, Ranocchia 3, Lautaro Martinez 1 e Politano 1. Primi tre posti, tutti e tre occupati da tre nuovi acquisti, quindi segnale importante anche questo per analizzare il mercato fatto in estate. Tornando però a Godin, Antonio, ti vorrei chiedere per un attimo se mi puoi ricordare quello che è stato il tuo giudizio e che partita di Godin hai visto al suo debutto nel derby, e poi faccio intervenire anche Raffaele. Sì, il mio giudizio è assolutamente positivo. Ho dato a Godin un 7,5, migliore in campo in assoluto, perché il 7,5 l'ho dato solamente a Godin, sottolineando la grandissima prestazione, leadership in difesa, un avversario che poteva essere tosto come Leao, magari poco concreto però molto veloce, quindi contro un difensore come Godin magari poteva lo stesso Godin soffrire. In realtà no, perché anche nelle accelerate, con tantissima esperienza che si vede in pochissimi calciatori, riusciva sempre puntualmente a fermarlo. Quindi ovviamente non posso essere d'accordo con la valutazione della Gazzetta dello Sport, avendo dato a Godin la palma di migliore in campo, il 7,5, secondo me davvero una prestazione di spessore. Ecco Antonio, hai anticipato quindi della Gazzetta dello Sport. Io approfitterei prima di tutto per esprimere comunque la nostra, diciamo così, vicinanza virtuale al collega Sebastiano Vernazza, che è stato comunque ingiustificatamente attaccato molto duramente sui social. Lo ripetiamo anche noi, spesso ci è capitato di vedere molti utenti che vanno un po' sopra le righe commentando anche i vari giudizi, che sono strettamente soggettivi, quindi magari uno può vedere la cosa in maniera differente. Comunque ha sorpreso anche noi questo giudizio da parte del giornalista Vernazza della Gazzetta.it, perché Raffaele ti chiederei se puoi un attimo rileggersi anche quella che è stata la sua pagella sulla Gazzetta dello Sport dopo il derby appunto vinto per 2-0. Sì, la Gazzetta dello Sport, come hai detto tu, il giornalista Vernazza gli ha dato il 6 perché ha reputato appunto, ha utilizzato come chiave di lettura il fatto che appunto il Milan avesse attaccato soprattutto sulla destra, quindi dalla parte appunto di Godin, dove magari i vent'anni di Rafael Leao, che è stata la mossa sorpresa di Giampaolo, ha messo così un po' in crisi Godin e la sua appunto il suo dato appunto anagrafico, perché comunque parliamo di un ragazzo di 20 anni contro appunto un uomo appunto di 33 anni, che comunque poteva soffrire in qualche modo la sua velocità, la sua rapidità. È stato anche così in qualche circostanza, però io mi collego a quello che avete detto tu e Antonio. È sorprendente comunque questo voto, perché Godin, anche se magari soffriva di velocità, soffriva appunto sulla corsa contro Leao, ha sempre dimostrato comunque di fare il movimento giusto per cercare in qualche modo di arginare e contrastarlo. E per me, come avete detto bene voi, è stato sicuramente il migliore in campo. Per me Godin ha fatto una partita strepitosa da tutti i punti di vista, nelle uscite, nelle chiusure e quant'altro. Quindi ha sorpreso anche me, come ha sorpreso la maggior parte dei tifosi, però sicuramente è stata una mossa sorpresa quella di Giampaolo, che però non ha colto di sorpresa l'esperienza di Godin, che comunque ha veramente trascinato la difesa nell'azzurra, e chissà come sarebbe andata a finire. Magari anche con lo Slavia Praga ci sarebbe potuto servire la sua esperienza, però comunque Conte fa le sue scelte, quindi sicuramente vedremo quale sarà poi l'utilizzo di Godin, ma sicuramente stiamo parlando di un centrale assolutamente fortissimo che darà molto alla causa nell'azzurra.
Darà molto la causa nerazzurra Godin, come sì, ci auguriamo darà molto anche un altro calciatore che sta emergendo, Nicolò Barella. E prima di parlare un po' della sua prestazione e di andare anche a chiudere il capitolo sul derby, ragazzi, vi faccio ascoltare un messaggio che ci ha mandato un nostro amico del gruppo Telegram passioneinter.com. Vi faccio sentire quindi questa nota audio di Ayub che parla di Barella, appunto. Ciao Lorenzo e a tutti i lettori di passioneinter.com. Volevo chiedervi se la posizione di Barella e la questione del suo ruolo possa essere limitata dal fatto che Sens e Brozovic, diciamo, portano il pallino del gioco quasi per tutta la partita, lasciando a Barella compiti meno pregevoli come quello del recupero di palloni, se pensate che questo possa limitare Barella nella sua fantasia, diciamo, perché il giocatore di Cagliari era quello totalmente al centro del progetto e messo appunto al centro del gioco, era un padre fantastico perché era un centrocampista. Potesse essere risolta questa situazione, dato che Brozovic e Sensi sono due grandissimi palleggiatori e infatti uno deve venire fuori. Ecco, bella domanda di Ayub, bellissima domanda, soprattutto si torna un po' a parlare anche dell'assetto tattico. Io, ragazzi, prima di lasciare la parola a voi, vorrei dire che su Barella ormai è da diverse puntate che ci diciamo da qui a breve piazzerà il sorpasso su Vesino, perché secondo un po' noi tutti il ballottaggio in questo momento appunto si gioca sul Barella contro Vesino, dato per assodato che Sensi appare ormai quasi praticamente un intoccabile per Conte. Brozovic è quell'elemento difficilmente replicabile, soprattutto non ci sono calciatori con le sue caratteristiche che corrono tutti quei chilometri unendo alla corsa tutta quella quantità e tutta quella anche qualità. Ovviamente abbiamo scherzato e ironizzato quando scende in campo il gemello giusto, non quello svogliato e che non incide. In questo momento secondo me Barella però ha piazzato a questo punto il suo passo su Vesino, sta venendo fuori quel calciatore importante che abbiamo atteso già da diverse sessioni di mercato. Io non credo che Brozovic e Sensi limitino le prestazioni di Barella, perché abbiamo visto Brozovic e Sensi fino a questo momento molto intercambiabili nel ruolo di play basso, con Sensi soprattutto più in proiezione offensiva e Brozovic un po' più bloccato, anche se nel ruolo di doppio play si sono spesso anche scambiati, mentre il terzo uomo di centrocampo ha qualche compito in più anche di offensivo, ma comunque Barella è un calciatore importante anche nel recupero dei palloni. Quindi secondo me da questo punto di vista è un centrocampo molto completo, di calciatori che si completano tra di loro. Antonio, tu che ne pensi? Quindi anch'io la penso come te, che Brozovic e Sensi non limitano i compiti di Barella, perché se parliamo di calciatori che vanno a intercettare i palloni, in assoluto il numero uno a centrocampo rimane Brozovic, l'ha dimostrato nel derby. Il compito di Barella più che altro è quello di andare subito sulla prima fase di pressione sui difensori o sui centrocampisti avversari. Poi parlando del dualismo con Vesino, in realtà alla vigilia del campionato avevo ideato delle coppie a centrocampo, no? Brozovic con Borca Valero, interscambiabili, Sensi con Vesino e Barella con Gagliardini. Questo perché il ruolo di Sensi è diventato quasi come il terzo d'attacco al fianco di Lukaku e Lautaro, ed è un ruolo che Vesino sa fare benissimo, quello di seconda punta, possiamo chiamare così, l'ha già fatto lo scorso anno, mentre Gagliardini sembra un calciatore più vicino a Barella, quindi un calciatore più di pressing, meno di qualità. Per cui io credo che l'impiego di Vesino in queste prime partite sia dovuto ad un ritardo di condizione da parte di Barella, e si è visto nettamente in campo e lo si sta vedendo ora, che Barella sta nettamente migliorando la condizione, sta nettamente migliorando la propria prestazione. Per cui io rimango convinto che le coppie di centrocampo siano queste. Per il ruolo di Barella sono assolutamente sicuro che andrà in crescendo pian piano, che non verrà limitato dagli altri due centrocampisti, perché è molto importante in fase sia di pressing ma anche di incursione, attenzione, di inserimenti, perché in questo momento abbiamo visto tantissimo Sensi perché il calciatore ovviamente è più avanzato, ma attenzione agli inserimenti di Barella,
Già lo abbiamo visto con l'assist a Lukaku, ma io mi aspetto anche qualche gol, come già visto in Champions League, ma anche qualche gol anche su una situazione normale, non su calcio da fermo. Ad esempio, un pallone sulla fascia, centrocampista che arriva a rimorchio, e quel centrocampista è Barella con l'inserimento, libero di calciare o di inserirsi di testa, non so. Per cui il centrocampo Brozovic, Sensi, Barella, per i motivi che ho già detto, mi sembra davvero molto completo e soprattutto variegato. Ecco, allora, se a centrocampo è stata un po' trovata la quadratura da questo punto di vista, in attacco c'è ancora qualcosina da rivedere probabilmente. Raffaele, ti chiedo proprio un flash rapidissimo, perché purtroppo siamo stretti con i tempi. Su che Lukaku hai visto nel derby, che Lautaro Martinez hai visto nel derby, e a che punto è quest'intesa? Se ti aspettavi di essere un po' più avanti, se stanno giocando bene o se ti aspetti magari anche qualche cambio? Rispetto allo Slavia Praga, io l'ho visti molto bene. Ho rivisto quel tandem, quell'intesa delle prime uscite stagionali, anche se magari sotto porta hanno peccato un qualcosa e quindi sono state fallite troppe occasioni. Per me hanno fatto comunque entrambi una buona partita, Lukaku un po' meno, però il gol, il suo primo gol nel derby di Milano sicuramente salva la sua prestazione, lo porta poi ad essere stato fondamentale nel combinato del match. Lautaro l'ho visto veramente bene, ha fatto anche dei giochi di prestigio abbastanza importanti, il turno era Romagnoli, il dribbling successivo a Musacchio. Secondo me l'intesa sta aumentando piano piano, poi Conte ha deciso di togliere Lautaro nel finale, ha messo Politano, e Politano dimostra ancora una volta di essere un importante fattore a partita in corso. Per me Politano, lo dico all'inizio stagione, è perfetto per subentrare nella ripresa e fare il cosiddetto spacca partite, perché con la sua rapidità, la sua velocità può mettere veramente in crisi le difese avversarie. Proprio nel finale di gara l'abbiamo visto contro il Cagliari, ma l'abbiamo visto anche contro il Lecce quando è stato annullato il gol. Peccato per la traversa, però Politano sicuramente è un'arma a doppio taglio da poter utilizzare la partita in corsa. Tutto questo ovviamente in attesa di Alexis Sanchez, chissà se arriverà il suo momento nelle prossime due partite, o contro Lazio o contro la Sampdoria, sicuramente ci sarà anche bisogno di lui. Ecco, ne parleremo tra poco. Approfitto anche allora per citare, visto che l'hai anticipato tu, il calendario delle prossime sfide dell'Inter, perché come detto mercoledì sera c'è la Lazio, di cui parleremo nel prossimo blocco di Passione Inter Talk. Poi avremo la Sampdoria in trasferta, quindi il Barcellona al Camp Nou nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, e infine, prima della sosta, la grande sfida con la Juventus. Prima del derby però, ragazzi, faccio un altro passo indietro. C'è stato il famoso caso della talpa. Qualcuno che in pratica ha fatto uscire dallo spogliatoio questa voce sul faccia a faccia acceso tra Brozovic e Lukaku. Antonio, io so che su questa vicenda sei particolarmente caldo, quindi vorrei un attimo chiederti che idea ti sei fatto su questa vicenda della talpa all'interno dello spogliatoio. Dico che era ora che lo dicesse qualcuno, perché anche negli scorsi anni Spalletti tanto ci girava intorno, finalmente lo ha detto Conte. Perché puntualmente ogni anno, quando escono voci, quando escono casi all'interno dello spogliatoio, è sempre un complotto internazionale da parte della stampa che ce l'ha contro l'Inter, sulla base non sappiamo ancora di cosa. Finalmente Conte l'ha detto, la colpa non è dei giornalisti, la colpa è all'interno di Appiano Gentile, è all'interno non della dirigenza ma di chi lavora all'Inter, che fa uscire certe dinamiche, perché tutti siamo certi del fatto che la discussione tra Brozovic e Lukaku sia stata una discussione normalissima all'interno dello spogliatoio. Anche probabilmente con toni molto accesi, ma chi ha giocato a calcio sa che queste cose possono accadere al termine di una partita, al termine di anche una partitella per un contrasto particolarmente brusco tra due compagni di squadra. Il punto è quando queste dinamiche escono fuori dallo spogliatoio, mentre dovrebbero rimanere confinate lì. E quindi sono davvero molto contento, per quanto detto da Antonio Conte finalmente in conferenza stampa pubblicamente, invitando soprattutto la dirigenza a fare un passo in avanti, e l'ho detto esplicitamente, fuori dal campo, perché lui con la squadra sta lavorando anche bene all'interno del campo in allenamento. Adesso serve un po' più di serietà, di responsabilità fuori, per cercare di evitare la fuoriuscita di queste voci che fanno male all'Inter e a nessun altro, e che è la cui responsabilità proviene proprio dall'Inter. Ecco, fanno male, poi anche se, ecco, ridevamo appunto anche nel nostro gruppo Telegram con gli altri tifosi interisti, che i due protagonisti di questa brutta vicenda, Brozovic e Lukaku, poi sono stati decisi
decisivi nel derby. E, tra l'altro, Raffaele, ci segnalavano anche di un Marotta che avrebbe anche avviato un'indagine interna per cercare di capire da chi arrivano questi spifferi. Tu cosa ne pensi? Un po' Spalletti, come diceva giustamente anche Antonio, aveva previsto, aveva anticipato anche questa. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, però vi lancerei una provocazione. E se tutto questo invece giocasse in favore dell'Inter? Perché io mi ricordo, e lo ricordiamo tutti, ciò che è successo quando Mourinho è arrivato in Italia, cosa ha dovuto fronteggiare Mourinho continuamente contro la stampa, contro tutte le notizie che fuoriuscivano da Piano. E Mourinho è riuscito a creare un muro attorno appunto alla squadra, proteggendola e mettendoci la faccia, sopportato soprattutto da una grande dirigenza, perché comunque l'Inter di quel tempo poteva contare su Reali, su altre appunto figure molto importanti. E siccome Conte mi ricorda molto Mourinho, senza peli sulla lingua va in conferenza e non ha paura appunto di prendersi le colpe quando magari è il primo a sbagliare, ma è il primo poi a delogiare la squadra, secondo me questo ambiente, questo appunto atmosfera ostile che si crea attorno all'Inter può anche rafforzare il gruppo, cementare lo spogliatoio, e lo si è visto soprattutto poi nell'occasione del derby, che comunque era un test fondamentale dove l'Inter comunque era chiamata a dare delle risposte. Quindi secondo me tutte queste polemiche, tutto questo appunto questo ambiente ostile che viene appunto creato intorno all'Inter può giocare un effetto a favore dell'Inter, sottolineando come comunque alcuni elementi che erano un problema all'interno dello spogliatoio sono stati allontanati. Quindi secondo me non è da sottovalutare nemmeno questo aspetto. Poi è ovvio che meno problemi ci sono, più il gruppo è concentrato, quindi sicuramente magari trovare la talpa, questo appunto arrivare a vedere chi è appunto colui che può uscire le notizie da Piano, magari può essere ancora positivo. Però secondo me questa rabbia la si può poi trasformare e riportare sul terreno di gioco. Questa è una bella provocazione, ma anche una bella osservazione, perché diciamo che, tralasciando chiaramente i risultati, perché Conte deve ancora dimostrare tutto quanto, i punti di simili con Mourinho, punti di contatto con le dovute proporzioni, comunque dal punto di vista caratteriale della gestione del gruppo un po' li ritroviamo in Conte, anche questo suo comunque professionismo concentrato al 100% che sta ribadendo ad ogni conferenza è importante, soprattutto anche nelle conferenze mi sembra sempre poco banale Conte, mi sembra sempre anche dal punto di vista comunicativo e di quello che vuole trasmettere molto concentrato e molto attento a quello che vuole far trasparire, quindi punti di contatto ci sono e possibili similitudini allo stesso modo. Però è chiaro che questa caccia alla talpa ormai, ecco, se si riesce ad eliminare ogni minimo spiffero, tutti quanti sicuramente ne sarebbero ben contenti, perché gli elementi di disturbo, come ha detto giustamente Conte, e poi come ha dimostrato anche con le scelte di mercato, vanno quanto prima eliminati. Io andrei adesso a parlare anche di questo faccia a faccia tra Brozovic e Lukaku. Ne abbiamo parlato anche nell'intervista che abbiamo realizzato con Paolo Bonolis, conduttore TV e grande tifoso interista. Vi faccio sentire brevemente cosa ci ha detto. Ragazzi, cioè, adesso basta che uno fa uno sternuto, che se si vuole lo si sa in tutto il pianeta. Queste cose sono sempre successe. Quando io ero più ragazzo rispetto a te, che dalla voce sembra essere piuttosto giovane, 26. Negli allenamenti, nei ritiri, si gonfiavano come zampugni, litigavano, la Lazio dello scudetto, c'era mezza squadra che non poteva vedere l'altra mezza squadra, sono cose che succedono quando c'è una coabitazione così forzata per così tanto tempo, con i medesimi obiettivi ma con i singoli personali progetti, capita che ci siano degli attriti. Niente, il problema è che oggi qualunque cosa succede deve essere per forza clamorosa, incredibile, genitrice di chissà quali disgrazie o quali futuri compromessi, e la Madonna, hanno litigato, ragazzi, hanno litigato, si spiegheranno, ci sarà l'allenatore che gli dirà cercate di spiegarvi, e finita lì, cioè. A Bonolis poi abbiamo chiesto anche di Icardi, che nel frattempo lo avrete visto sul nostro sito passioneinter.com, ha parlato anche della sua nuova avventura al Paris Saint-Germain, ha ribadito di aver lasciato l'Inter
Inter per vincere trofei, e mi permetto anche di ricordargli, detto con il sorriso ma non troppo, che l'ultimo che disse anche una cosa del genere e poi si vide alzare la Champions quasi in faccia, ecco cosa ci ha detto quindi Bonolis su Icardi e sulla vicenda Icardi. Guarda, secondo me Icardi è un grandissimo giocatore, a me è sempre piaciuto tanto, se è successo quello che è successo ci deve essere stato qualcosa di molto più importante ed insidioso di quello che a noi è dato modo di sapere. Credo che noi sappiamo forse il 20% di quello che è successo, perché non credo che una società come l'Inter si tenda a svalutare un proprio patrimonio e a eliminare dalla rosa un grosso campione a fronte di una cretinata. Deve essere successo qualcosa di estremamente importante per far sì che la società perda un investimento glorioso economicamente parlando come quello di Icardi, forse l'investimento più importante che avevano in rosa, e quindi deprezzarlo e addirittura non averlo in squadra. Giacché questo è stato fatto, i fatti che l'hanno preceduto devono essere molto gravi e non c'è dato modo di saperli. È impossibile, se no noi siamo di fronte alla pura fantascienza stupida. Bene, questo allora era Paolo Bonolis. Vi ricordo che trovate l'intervista completa sul nostro sito passioneinter.com. Io, ragazzi, se siete d'accordo, chiuderei qui il capitolo sul derby, mi proietterei a quella che è la prossima sfida contro la Lazio, di cui parliamo nel prossimo blocco di Passione Inter Talk. Bene, allora abbiamo parlato tantissimo del derby, era giusto approfondire il tema caldo del weekend, ora è il momento però di proiettarci al futuro ormai prossimo, perché domani sarà già giorno di vigilia in preparazione della gara con la Lazio, mercoledì sera, lo ricordo, alle 21 si gioca a San Siro. Su passioneinter.com troverete la conferenza prepartita che copriremo in diretta, quindi tutto l'avvicinamento alla partita, la cronaca in diretta e l'ampio post partita con le pagelle, i nostri consueti approfondimenti, i contributi dei nostri inviati a San Siro. Per parlare di questa sfida arriviamo ad un'altra sfida che di solito siamo abituati a giocarla un po' più avanti, quando la stagione comincia già ad essere inoltrata, quando ci sono in palio punti pesantissimi per la Champions League. Questa volta questo Inter-Lazio arriva un po' prima, siamo a questa giornata di campionato alla quale arriviamo con l'Inter chiaramente in testa, come abbiamo detto, alla classifica, la Lazio invece che è ferma a quota 7 punti dopo 4 giornate e ha registrato in Europa questo brutto passo falso anche un po' inaspettato contro il Cluj, mentre in campionato in 4 partite sono arrivate 2 vittorie contro la Samp alla prima giornata e contro il Parma in questo weekend di campionato, quindi la sconfitta a sorpresa contro la Spal in casa della Spal ed il pareggio per 1-1 nel derby. Quindi una Lazio un po' altalenante che arriva da un'estate in cui, come ormai al solito, non sono stati fatti grandi acquisti, ma sono stati inseriti degli elementi funzionali nella rosa di Simone Inzaghi, che deve ancora un po' registrare questa sua nuova squadra, che deve anche gestire questo caso poi rientrato con Ciro Immobile, di cui parliamo tra poco. Raffaele, allora, come di consueto, ti direi se ci puoi un attimo introdurre a questa partita anche dal punto di vista numerico e statistico, quindi fare un punto sui precedenti e sulle sfide con la Lazio, sempre molto sentite e molto importanti. Come hai detto tu, Lorenzo, negli ultimi anni Inter-Lazio ha rappresentato una partita importante, soprattutto nel finale di campionato. Ovviamente i tifosi nerazzurri ricorderanno il 3-2 all'ultima giornata di 2 campionati fa col gol di Vecino, che ha deciso appunto la qualificazione per l'Inter di Spalletti, che poi è tornata in Champions League dopo 6 anni di assenza. Inter-Lazio comunque rappresenta sempre una partita molto sentita, ma che negli ultimi anni comunque ha rappresentato in tutti i casi un importante crocevia per le stagioni delle due squadre. Comunque la Lazio rappresenta in qualche modo anche una bestia nera, se vogliamo dire
dirla così, perché comunque negli ultimi anni ha rappresentato comunque un avversario duro da affrontare. Nella passata stagione, dopo il 3-0 dell'andata dell'Inter di Spalletti, la Lazio riuscì ad imporsi a San Siro per 0-1 grazie appunto a una rete di Milinkovic-Savic, senza dimenticare poi il quarto di finale che è stato deciso poi a calci di rigore, sempre vinto dalla Lazio a San Siro. Ricorderemo poi il 2-1 della Lazio col gol di Candreva e il fallaccio nel finale appunto di Felipe Melo, che proprio sotto Natale interruppe un momento d'oro che appunto attraversava l'Inter di Roberto Mancini. Quell'Inter era la prima e fu proprio la Lazio a batterla in campionato, in qualche modo un po' a interrompere la striscia positiva dei risultati consecutivi e positivi dell'Inter, che poi da lì in due mesi praticamente bruciò tutto quello che riuscì a fare nella prima parte di campionato, fino poi proprio a escludersi dalla Champions League. Noi ci auguriamo che comunque la situazione non si ripeterà domani, però comunque bisogna stare attenti, perché comunque la Lazio ha sempre dimostrato di avere le carte giuste per far male. Come detto tu, non ci sono stati importanti rinforzi dal punto di vista del mercato, dal punto di vista dell'entrata, però comunque bisogna fare i conti col fatto che la Lazio è riuscita a trattenere alcuni giocatori importanti come Luis Alberto, Milinkovic Savic, quindi bisognerà fare grande attenzione domani, mercoledì sera. Ecco, hai citato Milinkovic Savic, che era uno dei grandissimi sogni di mercato dei tifosi interisti, che negli ultimi giorni si aspettavano questo colpo, ma praticamente fuori budget, fuori mercato, nonostante comunque negli anni ci siano stati tantissime trattative, tante operazioni di mercato concluse tra Inter e Lazio, e anche questa Inter-Lazio sarà una partita speciale per diversi ex, Antonio, vero? Sì, attualmente sono tre gli ex giocatori che hanno vestito la maglia della Lazio, attualmente all'Inter, sono Antonio Candreva, Stefan De Vrij e Tommaso Berni. Anche Lukaku in un certo senso però legato alla Lazio, visto che il fratello dal 2016 veste la maglia biancoceleste, e a Lukaku è legato un aneddoto, perché se oggi parla già discretamente bene l'italiano è perché il fratello nel 2016 si era trasferito in Italia alla Lazio, e lui, per facilitare l'ambientamento del fratello, ha iniziato ad imparare la lingua italiana. Abbastanza strano, ma insomma ci racconta anche un po' il personaggio. Poi ci sono tantissimi ex, vado ad elencare i più importanti, parliamo di Sinisa Mihajlovic, Dejan Stankovic, Verón, Hernanes, ma come non dimenticare l'eroe del triplete Goran Pandev, Hernan Crespo, Cristian Bieri, Cruz, Zárate, insomma ce ne sono tantissimi, e anche per questo è un po' una sfida speciale ogni anno Lazio-Inter, che Inter-Lazio che, come dicevi tu, arriva un po' prima nel calendario rispetto a quella che è stata la consuetudine degli ultimi anni. Ecco, arriva un po' prima e noi ci proiettiamo quindi adesso alla sfida. Antonio, innanzitutto, che Lazio ti aspetti tu? Ti dico proprio brevemente, se puoi anche raccontarci cos'è successo, per farlo sapere anche ai nostri ascoltatori, penso lo avranno visto in molti, cos'è successo con Immobile e quali sono gli sviluppi, ecco, in vista della partita di mercoledì sera. Insomma, in virtù della vittoria col Parma, che è abbastanza convincente, mi aspetto una Lazio tosta, anche se aveva perso prima in campionato con la Spalla, in rimonta della Spalla, e poi anche in Europa League con la stessa dinamica, andando avanti 1-0 e poi facendosi rimontare. Quindi mi aspetto una Lazio tosta, anche perché lo scorso anno l'Inter aveva perso proprio in casa. Le sfide contro i biancocelesti e contro Inzaghi, che sembra aver sempre il dente avvelenato contro l'Inter, non sono mai semplici, specialmente nel momento in cui la Lazio era in un periodo difficile e adesso sta risorgendo, quindi l'Inter forse la incontra nel momento peggiore. Si stava aprendo un caso, il caso Immobile, che era uscito intorno al 60esimo nel match contro il Parma. C'era stato un battibecco proprio al momento dell'uscita tra Immobile e Inzaghi, perché non avendo giocato in Europa League, Immobile in effetti si aspettava di poter giocare tutti i 90 minuti contro il Parma. Così non è stato, e quindi insomma c'è stata parecchia tensione a bordo campo. Poi il calciatore addirittura è andato direttamente negli spogliatoi, tutto chiarito, però tra le parole del post partita di Inzaghi si è capito che insomma il cambio era stato fatto in ottica Inter, e in effetti qualche ora fa su Instagram è arrivato proprio il chiarimento di Immobile, in cui gli ha chiesto scusa, ha detto: a volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare, però insomma l'importante è capire l'errore, ha ammesso di aver sbagliato, e quindi è rientrato, diciamo, il caso Immobile. Quindi la Lazio
arriva davvero nel migliore dei modi contro l'Inter, e questo è un fattore da non sottovalutare. Un fattore da non sottovalutare, rientrato il caso Immobile, sono rientrati anche i casi all'Inter di cui abbiamo parlato tantissimo, quindi anche l'Inter si presenta al meglio con queste 4 vittorie in 4 partite di campionato. Raffaele, brevemente, sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare, che ci sono ancora le conferenze, gli ultimi allenamenti, se ci puoi dare brevemente, proprio rapidamente, una panoramica di quelle che dovrebbero essere le formazioni con cui si sfideranno Conte ed Inzaghi mercoledì sera. Sì, sicuramente domani dalle conferenze potremmo saperne di più, però sui giornali questa mattina si parlava di qualche cambio in casa Inter, con Conte che comunque è chiamato un tour de force, ma avrei chiamato anche Simone Inzaghi con l'Europa League, quindi magari potremmo assistere a qualche sorpresa dal primo minuto. In casa Inter in difesa non dovrebbe esserci novità, con Godin, De Vrij e Skriniar che sono comunque al momento in vantaggio, chissà appunto se De Vrij per la prima volta sfiderà la sua ex Lazio. A centrocampo il ballottaggio numero uno, l'abbiamo detto durante la puntata, sempre quello tra Vessino e Barella, vedremo se comunque l'uruguaiano partirà questa volta a titolare, tornerà Candreva sulla corsia esterna d'attacco, inamovibili Brozovic e Sensi al fianco di Vessino. Sulla sinistra, confermata Samoa, mette davanti, si dovrebbe vedere di nuovo Lautaro al fianco di Lukaku. Attenzione però a Sanchez e Biraghi, entrambi sono in rampa di lancio, scalpitano per una maglia da titolare, chissà se mercoledì magari o a partita in corso, magari chissà dal primo minuto Conte non li lancia in campo. Nella Lazio ci sarà Immobile, come ha detto Antonio bene, il caso è rientrato, quindi non ci sono dubbi legati alla sua presenza. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Correa, che comunque ha fatto bene con il Parma, è in ballottaggio con Caicedo, però al momento l'argentino sembra un pizzico di vantaggio. Per il resto comunque anche Inzaghi dovrebbe confermare l'11 tipo, visto comunque l'importanza della sfida. Centrocampo quindi Milinkovic, Leva e Luis Alberto cercheranno in qualche modo di arginare il centrocampo dell'Inter. Vedremo poi se ci saranno qualche sorpresa dal primo minuto. Comunque rimandiamo a domani le conferenze stampa e quello che diranno i due allenatori. Rimandiamo alle parole dei due allenatori oppure alla soffiata della talpa. Aspettiamo se, se ci arriva la soffiata della talpa. Chiaramente sto scherzando, ragazzi. Andrei io in chiusura di questo episodio di Passione Inter Talk. Abbiamo parlato tanto di tanti temi. Vi ricordo, questo è stato un episodio in versione ridotta perché riparleremo giovedì dopo la partita per fare il punto anche in vista della sfida con la Samp, che ci proietta poi ad un'altra settimana di fuoco con la Champions, la sfida con la Juventus del 6 ottobre. Io ringrazio i miei compagni di viaggio anche per questo episodio, i redattori di PassioneInter.com, Antonio Siracusano. Grazie a te, ciao Lorenzo, ciao Raffaele, un saluto a tutti. E Raffaele Caruso. Ciao ragazzi, un saluto a tutti i tifosi nerazzurri. Io sono Lorenzo Polimanti, responsabile editoriale di PassioneInter.com. Prima di lasciarvi, innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto dell'episodio del nostro podcast. Vi chiedo di lasciarci un feedback, un parere per aiutarci a migliorare questo progetto che stiamo portando avanti ormai da diverse settimane. Vorrei poi inoltre segnalarvi anche il nostro sito partner passionepremier.com, con i nostri amici che stanno portando avanti un altro progetto molto valido ed interessante, con un podcast dedicato alla Premier, al calcio e alla cultura inglese, quindi vi invito a seguire passionepremier.com anche sui social e sui canali di podcasting. Permettetemi infine di ringraziare migliorepitv.com, il sito che si occupa di tecnologia TV online e decoder, che sostiene Passione Inter Talk. Se anche voi volete sponsorizzare Passione Inter Talk in questo spazio, mandate una mail a info@passioneinter.com. Appuntamento con il nostro podcast, come detto, a giovedì. Prima seguiremo tutta la partita Inter-Lazio con noi su passioneinter.com, con tutte le conferenze, l'avvicinamento, la cronaca ed il post partita. Prepariamoci a questa settimana di fuoco, a tifare tutti insieme, sempre forza Inter.